Signori, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ultimo Market Talk della settimana, si ricomincia lunedì come sempre alle 9:30. Oggi puntata speciale alle 14:30, dovuta chiaramente a impegni personali, però forse non è stata neanche una cattiva intuizione, in quanto il mercato sta potenzialmente cambiando di nuovo faccia dopo una partenza in deciso recupero rispetto ai minimi fragorosi e benvenuti, almeno da parte nostra del gruppo che segue le mie segnalazioni sull'azionario Italia, quindi benvenuti il ribasso, benvenuti gain. Stamattina in effetti c'è una forma di recupero abbastanza consistente. Dico subito che a livello operativo ho fortemente ridotto la mia esposizione short dal 70 al 50%, e pochi minuti fa, non dirò qual è ovviamente, abbiamo aperto una nuova posizione ribassista, quindi ci siamo riportati con molta velocità ed elasticità, che è un po' diciamo il valore aggiunto del mio lavoro sull'azionario. Ci siamo riportati al 30% posizionamento short ribassista. Quindi per il momento rimaniamo convinti che il mercato abbia violato al ribasso una evidente dinamica supportiva di medio-lungo e che questa violazione non sia, come dire, una rondine che non fa primavera, bensì sia già uno stormo di rondini bello consistente. Quindi secondo me siamo entrati nella primavera inoltrata del ribasso. Il mercato si è fermato su una soglia tecnica col minimo di ieri che non ritengo assolutamente significativa, tantomeno sui titoli primari ci sono già in avvicinamento supporti particolari, anzi, emerge su alcuni titoli, tipo sulle big bank colpite negli ultimi giorni come Banco BPM, su Fiat, emerge proprio una distanza ancora abbastanza consistente da livelli di supporto interessanti dove si potrebbe fermare questa prima ondata ribassista. Per quanto riguarda il nostro indice, lo vedete anche da voi, chi mi segue da diversi giorni e peraltro con grande continuità e vi ringrazio, sa già che per me le aree tecniche potenziali sono identificate da Fibonacci 38,2, quindi 20.472 punti e sperando, perché no, che esageri anche un po', 20.000 punti dove c'è il 50%, che è una percentuale molto importante. Quindi andiamo subito a ribadire un concetto: se è vero ed è tipico della teoria di Dow o comunque del concetto di trend, che in passato bisognava comprare sempre la debolezza ed ha funzionato molto bene da gennaio in poi, bene, o cambiate, come dire, approccio e atteggiamento e quindi iniziate a vendere la forza ogni volta che si palesa, o vi troverete molto probabilmente, potrei sbagliare anche io, decisamente contro il mercato. Mi date un feedback sull'audio perché alcuni di voi mi dicono che è disturbato. Per voi va bene audio e video? Posso continuare? Ok, perfetto. Quindi ricordatevi, se è vero ed era giusto, doveroso, sacrosanto, logico, tecnicamente perfetto e corretto comprare la debolezza in un ciclo palesemente rialzista, come è stato quello che ha interessato Milano da gennaio in poi, se è vero che credete alla teoria dell'analisi tecnica che vede nella realizzazione di massimi e minimi crescenti il concetto di trend, beh, signori, abbiamo dei massimi decrescenti e anche dei minimi decrescenti, quindi tecnicamente saremmo entrati in un trend ribassista. Questa idea ribassista verrebbe meno solo qualora evidentemente il nostro mercato iniziasse ad attaccare, a superare la prima resistenza che riesco a tracciare, che al momento è in zona 21,7, meglio ancora se il mercato spazzolasse via area 22.000. Allo stato attuale, ai numeri attuali e con quello che si vede oggi sui grafici di alcuni titoli, mi sembra un'ipotesi abbastanza remota e lontana nel tempo. È vero che Trump ha sparigliato nel passato weekend, è vero che ha tentato di sparigliare di nuovo ieri sera, è vero che probabilmente spariglierà di nuovo durante questo weekend, ma io credo che determinati passaggi di analisi tecnica siano stati abbastanza chiari: la grande divergenza ribassista su Piazza Affari, la rottura del grande supporto dinamico, dopo la rottura il perfetto pullback in area 21,8 e la discesa. Quindi secondo me, come già detto nel precedente webinar di mercoledì, Trump è stato solo colui che ha sostanzialmente innescato la bomba, ma la bomba era già lì, che i mercati fossero tirati. Oggi lo dicono tutti, prima lo dicevamo in pochi, ma era altresì abbastanza evidente. Ricordatevi sempre anche un aspetto purtroppo insito in questo mondo
in cui tutti cercano di vendere il proprio sapere, all'investitore tradizionale che investe in azioni non piace sentir parlare di crolli, non gli piace sentir parlare di mercati al ribasso. Quindi chi lavora in maniera meno trasparente o più furbesca raramente vi parlerà di mercati al ribasso, vi dirà sempre che anche se sta scendendo ci sono opportunità e, perdonate l'eufemismo, menate di questo tipo. La verità è che i mercati vanno comprati quando salgono e vanno venduti quando scendono, senza innamorarsi dei titoli, bensì innamorandosi di supporti, resistenze, divergenze, pullback e quant'altro vi vado dicendo oramai da tempo immemore. Prescindendo da questa valutazione filosofica, che spero mi perdonerete, ripeto e ribadisco, per me il mercato, così come era long prima, è diventato short da qui con una chiarezza non indifferente. Sono pronto evidentemente a cambiare idea, ma devo vedere davvero delle cose importanti. Altrimenti per oggi la nuova parola d'ordine è cerca i rimbalzi e vendi di quanto meglio possibile. Quindi si passa da un approccio operativo di compratori di supporti a un approccio operativo diametralmente invertito di venditori di resistenze. Quindi il compito mio e del gruppo Trading Plan dedicato all'Azionario Italia, eccoli qua i numeri, noi non parliamo, a differenza di altri servizi, mi fanno ridere, no? Postano, compro, vendo, però non c'è una cacchio di equity line nei loro servizi. Il nostro portafoglio è ormai nel pubblico e trasparente. Beh, vi dico che mentre il mercato sta crollando, stiamo incassando molto bene al ribasso, così come quando il mercato saliva incassavamo bene al rialzo. Questo è testimoniato dal fatto che il servizio è nato il 16 marzo del 2018. Fa quasi 18 punti percentuali di rendimento. Nello stesso periodo il Milano ne ha persi 8,18. Insomma, abbiamo una bella overperformance del 25% e soprattutto senza usare leva finanziaria. Il tutto è stato rappresentato in tempi non sospetti attraverso queste visualizzazioni statistiche che vi ho preparato e dato tempo fa, ma la cosa che comunque continua, come dire, a inorgoglirmi di più è questo differenziale di rendimento che manteniamo rispetto appunto a Piazza Affari, che vuol dire che a quanto pare riusciamo a, come dire, cavarcela bene, se vogliamo usare un eufemismo, o ad essere davvero bidirezionali. Di essere bidirezionali, quindi sia long che short, se ne parla tanto. Riuscirci è un altro paio di maniche e con falsa modestia direi che noi ci stiamo riuscendo. Detto ciò, per quanto riguarda Milano mi sono già espresso, 25 primo target, 19,983 il secondo, in una evidente visione ribassista, pronto a cambiare idea, ma per il momento gli elementi tecnico-grafici che ho a disposizione mi impediscono di farlo. Nel breve, e quindi scalando su un time frame più veloce, sempre riferito al nostro indice in H4, è innegabile, ma lo vedremo anche su altri indici più rappresentativi, tipo Francoforte, lo Standard & Poor's, è abbastanza evidente che in H4 i mercati iniziano a disegnare delle vere e proprie divergenze rialziste o logiche divergenziali. Quindi, ancora una volta, non escludo rimbalzi, il che mi ha portato evidentemente a liquidare il 70% del portafoglio short, ma a differenza di altri che sono interessati ai rimbalzi per comprare, io sono interessato ai rimbalzi per vendere quanto più meglio e più in alto possibile. Quindi non comprerò, non farò operazioni in acquisto. Probabilmente questo mi porterà a stare fermo per qualche giorno, anche se oggi abbiamo venduto un altro titolo e credo siamo entrati con un buon timing, la storia poi ce lo dirà, ma viceversa, se il rimbalzo si concretizzerà, me lo guarderò con grande calma e relax, perché la mia idea è vendere le resistenze, la mia idea è vendere la forza. Le resistenze ancora non le vedo, non sono particolarmente vicine, quindi ci vorrà del tempo. Ma l'orientamento operativo dei giorni a venire sarà appunto quello di un trend follower ribassista. Il trend follower rialzista ha comprato e ha fatto benissimo tutti i supporti, ha sempre comprato quando la gente aveva paura di un ribasso e ha fatto bene. Direi che se è coerente ed è bidirezionale, adesso che il mercato ha iniziato a scendere, dovrebbe vendere tutti i ritorni di forza. Io cerco di essere sempre coerente in ambedue le direzioni, non mi innamoro dei titoli, mi innamoro delle rappresentazioni grafiche, se così si può dire, e quindi se è stato giusto ed è stato premiante per i rialzisti comprare sempre la debolezza, non potrete negare che in questo momento, se i grafici sono grafici, bisogna vendere la forza. Tutto qua, non vado oltre, anche perché dalla chat vedo che
è un, diciamo, una valutazione molto condivisa. Un'altra avvisaglia che qualcosa sui mercati stesse cambiando è stata rappresentata da un bene che probabilmente in un futuro potrebbe anche assurgere al ruolo di bene rifugio, o meglio, lo è stato in passato e ci sta ritornando, il Bund. Io seguo molto il Bund, eccolo qua, signori, il Bund è da qualche giorno che si è portato nella fascia alta di questo triangolo di congestione. Evidentemente non può esplodere più di tanto perché è comunque sovraccarico di prezzi al rialzo. Però osservare un Bund che si riporta sui massimi assoluti e fare finta che ciò sia dovuto solo al fatto che Trump ha fatto una puzza o ha detto una barzelletta, secondo me è del tutto fuorviante. Quindi occhio sempre al Bund. Io non lo trado più da tempo perché non ha più quella correlazione diretta e negativa che aveva con Francoforte, con il DAX. Però rimane un asset strategico nei portafogli di molti asset manager e quando vedete un Bund salire non è una figura normalmente tecnica, sale perché c'è un flight to quality, quindi uno spostamento di liquidità da beni a rischio a beni cosiddetti rifugio. Una conferma in tal senso, se vedete il Bund in ascesa, signori, vi presento Sua Maestà il DAX di Francoforte. Se non vi piace un'analisi troppo negativa, troppo aggressiva al ribasso, come la mia proposta su Milano, beh, vi faccio vedere il grafico di Francoforte. Ditemi voi che questo non è un grafico che ha intrapreso in maniera direi abbastanza netta, anche se ha scalciato un po' prima, la strada del ribasso. Strada del ribasso che, come vi dicevo poc'anzi, non è a mio parere ancora completa. Innanzitutto, anche sul DAX di Francoforte, il modello di innesco è lo stesso. Guardate, bellissima divergenza ribassista, breakout non facilissimo, lo riconosco, del supporto e giù. Come potete notare, è quello che vedete il DAX Index, quindi non il future, apparentemente non siamo ancora in area supporto, quindi se io dovessi parlare di un movimento efficace di ricopertura che può permettere anche un approccio speculativo rialzista, lo farò eventualmente allorquando arriverò in area supporto. Il supporto 1, 2 per proiezione è in zona 11.875 dell'indice. Finché non arriva lì, io di comprare neanche me lo faccio passare per l'anticamera del cervello. Molto bello notare che gli ultimi due movimenti, potenzialmente il primo è stato impulsivo, il secondo è ancora in progress, ma gli ultimi due movimenti direzionali potentissimi di Francoforte si sono realizzati con la mia tecnica delle divergenze, quella descritta in trading plan, quella che da modesto italiano ho inventato. Quindi il grande rialzo è partito con divergenza rialzista, il ribasso attuale, non posso parlare di grande ribasso, è partito con divergenza ribassista. Sarà un grande ribasso se anche il livello 11.875 dovesse essere messo in discussione. Per il momento è semplicemente una consistente decelerazione in un trend primario che è ancora palesemente rialzista. Quindi che il trend di Francoforte, come quello di Milano, come quello dello Standard & Poor's, siano a livello primario rialzisti, non c'è dubbio. Che il trend tradabile, quindi quello di chi si affida, come sottoscritto, a grafici giornalieri e non intraday, quindi con una dinamica di medio-breve termine, sia attualmente ribassista, credo altresì non sia, come dire, confutabile. Quindi il primario, quello da cassettisti, rimane long e probabilmente il buon cassettista qui proverà a ricomprare. Il trend operativo, quello di chi passa le ore come me davanti ai monitor, è da shortare. E da shortare è a quanto pare non ha ancora finito la sua dinamica. Interessante anche notare, ma questo poi ci dirà la storia se è una valutazione corretta, cosa ha fatto il Bitcoin negli ultimi tempi. Io non credo sia ancora un bene rifugio. Di fatto però è diventato un bene alternativo. E il fatto che il Bitcoin negli ultimi tempi stia di nuovo attraendo con questo bellissimo rialzo, rialzo peraltro molto tecnico, masse credo importanti di investitori, qualcosa vorrà anche dire. Certo non lo possiamo paragonare al gold, all'oro, al Bund, però chissà che in un futuro, ora che le quotazioni hanno raggiunto dei valori, fra virgolette, non ben prezzati, ma quantomeno non ignobilmente folli, chissà che non diventi in futuro anch'esso un potenziale strumento intermarket. Io non ho mai investito in Bitcoin se non sotto effetto di alcol e di droghe pesanti, quindi sono molto, ma molto, come dire, asettico nel mio giudizio. Devo riconoscere, e credo di avervene già parlato,
che negli ultimi tempi, quindi allorquando il Bitcoin ha abbandonato le folli quotazioni oltre i 15.000 punti, ha dato dei segnali tecnici molto puliti e molto secchi. Io spero che diventi uno strumento più liquido, perché se diventa liquido, con la nettezza con cui brecca supporti e resistenze senza tornare sui suoi passi, può diventare, chissà, fra un anno o due, uno degli asset su cui mi diletterò nel continuare a fare trading. Detto ciò, direi, se non avete domande o quesiti in particolare, un'altra cosa simpatica è stata l'altro giorno Warren Buffett è venuto fuori che ha detto ho trascurato Amazon e non l'ho comprata, adesso la compro. E io con grandissima umiltà mi sono detto, ma Warren cosa fai? Timing is all. Non dico che Amazon non arriverà a 50.000 dollari, non lo so, non posso saperlo. Ma dare una chiamata long qui su Amazon con divergenza ribassista e purtroppo poi breakout del supporto per Warren non mi sembra una grande intuizione. È vero che è una persona che ha miliardi di dollari, è vero che è una persona che se perde anche mezzo miliardo di dollari gli si fa un baffo, però boh, non mi è sembrata una grande chiamata. E siccome lo ritengo una delle menti più raffinate del nostro settore, come è giusto riconoscergli, perché è un genio, nonché un uomo che i numeri li ha fatti davvero, mi domando se la sua chiamata non fosse una chiamata strumentale piuttosto che un tentativo di arginare quello che tutti stavano, come dire, ipotizzando potesse succedere, ossia la slavina attuale. Evidentemente quando Warren Buffett compra, molti lo seguono. Quindi quella chiamata mi è sembrata un po' strana, ve ne ho parlato già qualche giorno fa, e da quando ve ne ho parlato ha breccato al ribasso, non aggiungo altro. Andiamo quindi a vedere, cosa succede sul nostro listino con una rappresentazione grafica e analitica più o meno veloce dei titoli più importanti, quindi FTSE MIB 40, molto bella potenzialmente se fosse un mercato long. La divergenza rialzista sulla 2A, qualora chiudesse sopra 1,45, per chi vuole provare il brivido del long, questa è una chiamata rialzista. Io, se dovessi convincermi che il mercato ha in pancia un buon rimbalzo, potrei anche valutare operazioni mordi e fuggici, però ripeto, in termini strutturali, se dovessi dire qual è la chiave di lettura dei prossimi mesi, per me è vendere le resistenze. In questo caso ci sono delle figure che si rifanno sempre alla mia tecnica sulle divergenze che non posso ignorare, però mi sarebbe più piaciuto vedere una divergenza ribassista, cosa oramai quasi impossibile perché tutte quelle che c'erano, come vedremo, hanno già funzionato alla grande. Qui c'è una chiara divergenza rialzista, si sia in ascesa, prezzi in discesa, il supporto, la resistenza, scusatemi, è questa, sopra 1,45, se di pari passo il mercato va in ricopertura, potrebbe dare buone soddisfazioni. Certamente non è da vendere adesso, perché ritornando alla 2A, il grande doppio massimo lassù con la divergenza è stata una delle vendite più belle che si potessero fare. E poi Amplifon oggi meno 2,20, ma come vedete è asettica, immune dal ribasso di Piazza Affari. Non lo ritengo un titolo molto lavorabile. Io preferisco le blue chips reali. E poi Atlante, qui invito a fare attenzione. Se è vero che il mercato scende, ha appena breccato al ribasso, e considerato la strada enorme rialzista che ha fatto, c'è molto spazio. Non aggiungo altro. C'è poi Azimut, più 2,19 oggi, la grande slavina ieri sui conti, però attenzione, se è vero che Azimut ieri è scesa sui conti, altrettanto vero che Azimut è cresciuta da gennaio in poi in perfetta simbiosi col nostro indice, d'altra parte è la regina del risparmio gestito italiano. Quindi, se è vero che il mercato può correggere, Azimut viene giù. State molto attenti. Vi segnalo anche che in mattinata, sul bel recupero che ha fatto, vado a zoomare, ha fatto un perfetto pullback potenzialmente ribassista. Quindi, per quanto mi riguarda, Azimut, in un mercato che dovesse continuare a scivolare al ribasso, è una preda ancora ideale, non ha ancora espresso le sue potenzialità ribassiste. Evidentemente, se il mercato ricambia faccia, ritorna long, ma in questo momento, allo stato dell'arte attuale del mercato, che secondo me ha ancora spazio a scendere, Azimut potrebbe essere una buona opportunità. Banca Generali più 1,24 oggi, non è ancora arrivata sul supporto dinamico che è possibile vedere sulla mia grafica, primo punto di contatto, secondo per proiezione il terzo che è più o meno in zona 23,75,
anche Banca Generali, ma credo di avervelo mostrato qualche giorno fa, è scesa su divergenza ribassista, tocca e casualità. Banco BPM meno 0,44, mi intervistava al riguardo Davide Pantaleo di Trend Online pochi minuti fa, anzi vi invito ad andare poi sul Trend Online dove dovrebbe essere stata appena pubblicata questa intervista. E mi diceva, come vedi Banco BPM, perché la maggior parte delle persone che ci chiama ci chiede se è il momento di ricomprarle o meno. Ho detto, ma perché comprarle adesso? Innanzitutto si è mossa tecnicamente in maniera molto efficace. Prima della divulgazione dei dati che sono stati letti in maniera negativa, come vedete, si è fermata veramente sull'orlo del baratro. Ha rotto al ribasso con gap down sui dati, ma come vedete, il prossimo supporto è qui. Quindi c'è ancora spazio verso l'area 1,70. Se proprio dovessi ipotizzare un interesse long per Banco BPM, prima di 1,70, onestamente non lo farei. Viceversa, quella che era la gemellina, ma che si è dissociata evidentemente negli ultimi tempi, se credete che il mercato salga, Banco BPER oggi vi ha regalato un touch di dinamico perfetto. Lo ha fatto peraltro aprendo molto male, quindi in debolezza, ma come vedete, post apertura ha innescato un recupero e ritornando a quello che è il nostro modo basico di analizzare i mercati, io non sono il rialzista in questo momento, altrimenti questo supporto l'avrei comprato sicuramente. Quindi terzo punto di contatto, centrato con precisione stamattina e per il momento si allontana dai massimi di seduta, ma d'altra parte è tutta Milano che si sta allontanando dai massimi di seduta, ma questo touch per chi crede nel rialzo è potenzialmente un'opportunità. Buzzi Unicem, direi poco da dire, il vero supporto è più in basso a 18,45, quindi pazientare. CNH Industrial, grande crollo ieri, però perché si parla del grande crollo di ieri? O meglio, perché si guarda solo la brutta candela di ieri? Ragazzi miei, se tanto mi dà tanto, divergenza ribassista, breakout del supporto non ieri, ma a 9,50 e si viene giù, punto finito. Quindi io non capisco la sorpresa di chi ieri si è sorpreso per l'accelerazione. L'accelerazione può essere più o meno ampia, ma il breakout, quindi dove bisognava entrare short, eventualmente era qua. Qui non ci si può sorprendere per la candela profonda di ieri, perché ci viene da dire qui che cosa stavi facendo? Dormivi? Quindi è un titolo palesemente short e anche in questo caso lo short è partito con perfetta divergenza ribassista. Si ferma qui? Si può fermare? Why not, direi. C'è un precedente minimo relativo, quindi abbiamo un potenziale doppio minimo intermedio. Però, ripeto, a me il mercato l'idea di comprare non la trasferisce. Lascio a voi le considerazioni alternative. Davide Campari, sempre long, chi se ne frega della crisi e del mercato dei ribassi. Diasorin, eccola qui, si riporta verso area di resistenza. Non è un titolo su cui trado, però fino ad oggi è stata molto precisa nel rispettare il terzo punto di contatto da cui è scesa, nel breccare il supporto dinamico con divergenza ribassista e nel tentare adesso un pullback che potrebbe riportarla in area 92,45 dove, salvo miracoli, dovrebbe poi mollare al ribasso. Enel più 0,63 oggi, anche qui non avete la sensazione di un titolo che se il mercato accentua la discesa viene giù pesante. Vi dico anche perché, secondo il mio modesto parere, divergenza ribassista, eccola qua. Doppio massimo, breakout, pullback e riaccelerazione. Quante ne volete di conferma di una impostazione potenzialmente ribassista? Poi che funzioni o meno lo sanno solo i maghi, e io non lo sono. Però se non si vende Enel, non si vende nessun titolo di piazza affari. Io sono short su Enel, giusto? Lo sapete già probabilmente. Eni SPA meno 0,22, fantastica la discesa. E anche in questo caso direi che c'è poco da parlare, divergenza ribassista, breakout di supporto e viene giù. Lo so che vi annoia, addirittura come su Enel, anche su Eni, prima discesa, pullback e giù. Quindi anche qui una chiamata abbastanza interessante. Io peraltro è stato uno dei pochi titoli su cui ho operato in controtendenza negli ultimi tempi, ho provato un tentativo long sulla zona gialla che vedete perché mi sembrava che il petrolio avesse una divergenza rialzista. Ho messo uno stop strettissimo, ma la cosa più brutta, se vogliamo, meglio un po' il peccato, nasce dal fatto che questo pullback l'ho visto benissimo, ma quando si è verificato il petrolio era ancora molto long, e ho detto peccato perché in altre occasioni sarei andato dentro short facile e senza pensieri.
È una bella operazione, quindi per chi avesse seguito puramente la divergenza senza leggere la correlazione col petrolio, era uno short, direi, abbastanza conclamato. Dopo Eni Exor più 0,22. E da quanto tempo vi dico che questa è un'azienda che può rischiare un bel ribasso? Ve lo dico tecnicamente, quindi da analista finanziario, perché questa è una bellissima divergenza. Perché qui c'è un bellissimo supporto dinamico breakout, io ho venduto sul breakout e adesso sul rimbalzo mi riposizionerò al ribasso perché intanto ho portato a casa la prima ondata di guadagno. Il dubbio che ho su Exor è che chiaramente la cassaforte della famiglia Agnelli, se è vero che l'economia va per un motivo o per l'altro in decelerazione, il settore auto notoriamente è il primo che soffre, quindi per me Exor nel 2019, salvo miracoli, è uno short conclamato. E piccherò ogni volta che rimbalzerà. L'ho già fatto la prima volta, aspetto di farlo le prossime. Ferrari nulla da dire, long era e long rimane. Fiat Chrysler meno 1,13. Stessa domanda anche questa, come per Banco BPM, da parte di Davide Pantaleo oggi. Molti vogliono comprare, il momento? Vi rispondo secondo il mio modesto modello di analisi. Questo è il triangolo che Fiat sta percorrendo, credo lo possiate tracciare tutti. Vedete tutti che il buy, se scatta, scatta a 12,75. Terzo punto di contatto è il supporto. Sicuramente lo stanno guardando in tanti. Evidentemente questo è un buy on dip sulla debolezza forte. A quel punto ci sarebbe un ostacolo a 13,50 se funziona. E perché no, se il mercato poi decide di annullare la mia idea short a livello generale, Fiat potrebbe anche andare. Io non compro, l'ho già detto e lo ribadisco, ma molti di voi lo vogliono fare. In questo caso vi dico, a 12,75 si può piazzare uno stop molto stretto di 50 basis point e in proporzione al rendimento può essere una buona opportunità. Però stringerei le cosiddette e aspetterei un test a 12,75. Fineco Bank più 0,20, anche questa una bella chiamata short, purtroppo per me senza divergenze, però questa candela evidenziata in giallo è stata la candela di breakout di un supporto dinamico e quindi si scende. Credo non ci sia da aggiungere molto altro, anche perché graficamente non ho dei livelli tecnici su cui ipotizzare un'inversione. Generali, è stato l'ultimo short che abbiamo portato a casa, quindi contenti e convinti. Anche in questo caso vedete divergenza ribassista, quindi tutto coerente, divergenza short, breakout del supporto dinamico e via giù verso il basso. Può scendere ancora? Direi che deve, perché mi aspetto che arrivi in zona 16,40-16,35, quindi su questo grande supporto dinamico. Finché non arriva lì, per me è ancora un titolo short, nel medio breve, evidentemente. Mamma, siete una tonnellata di persone oggi. Complimenti a voi per la passione. Era più 1,47, falso breakout, non seguo il titolo, ve lo dico sinceramente, ma dal punto di vista grafico è un falso breakout, quindi potrebbe scattare un buy. Intesa San Paolo più 0,39 oggi, 0,40 adesso, ma vedete sta rompendo in rapida successione tutto il ventaglio dei supporti che io ho disegnato per simulare gli eventuali punti di interruzione del ribasso. Intesa si coglie poco. Ed è il motivo per cui non l'ho evidenziato, però per chi segue le mie divergenze e chi unisce in maniera corretta i massimi che ha fatto, è scesa anch'essa su divergenza ribassista, massimi leggermente crescenti dei prezzi, decrescenti sull'indicatore giù. Il segnale di innesco short è stato alla chiusura sotto area 2,26 e poi c'è questo supporto, il più grande supporto, o meglio il successivo, lo vedo in area 2,07, quindi per ora la lascio scivolare verso il basso. Abbiamo poi Italgas, anche qui occhio perché se è vero che ancora non ha bucato, se dovesse innescarsi il condizionale d'obbligo un movimento più potente di quello attuale, quindi un'inversione di ciclo rialzista seria, questi titoli che ora stanno overperformando chiaramente saranno i primi ad essere venduti, quindi teneteli d'occhio. Juventus ieri brindava ad Allegri che andava via o stupidaggini di questo tipo, ma per me analizzare Juventus è analizzare il nulla cosmico, non è un'azienda, diciamo la verità, cioè vogliamo associare i titoli sportivi a qualcosa di negoziabile, non è così, per me un'azienda è un'azienda, un'azienda produce, un'azienda stampa, un'azienda fa qualcosa, non mette la gente a
corricchiare nei campi di calcio, strapagandoli. Quindi già un'azienda che nasce con questi presupposti, forse anche il mio amato Milan per me, è follia allo stato puro. Che poi ci siano dei mecenati che vogliono pagarle, buon per noi, ma che questo le trasformi in aziende. La vedo un po' dura. Leonardo Finmeccanica più 0,70. E qui vado a parlare con alcuni dei miei abbonati. Pietro, che peccato, molte operazioni potevamo tenerle ancora un po'. Ragazzi, non guardate le operazioni che abbiamo chiuso con un guadagno del 3-4% e potevano darci 6. Guardate anche quelle che abbiamo chiuso con lo stesso guadagno e che oggi ci darebbero il meno 2 o il meno 3. È la media che fa il risultato, non è la singola operazione. Non si realizza un rendimento del genere guardando la singola operazione. Si realizza un rendimento del genere avendo una percentuale di successo molto elevata su 133 operazioni. Quindi non mi interessa se una va bene o una va male, mi interessa che su 133 di farne 60 positive e 40 negative con un RR superiore. Quindi non guardate la singola operazione. Su Leonardo siamo usciti a 10,13 e adesso batte 10,09. No, scusate, ho letto male. Dov'è? Leonardo a 10,13 con uno short a 10,52. Quindi siamo comunque entrati molto bene qua sopra, abbiamo portato a casa qui, adesso vale qualcosina di più, ha fatto 10,50, ieri ci saltavano le coronarie. Quindi vendi, guadagni e non pentirti mai, come si suol dire. Mediobanca più 1,98 oggi, anche questa mi sembra ancora una volta ripetitivamente, divergenza ribassista, breakout del supporto, pullback e giù. Moncler più 3%, non rientra fra i miei radar abitualmente. Pirelli più 0,59, anche questa l'abbiamo venduta al ribasso sempre per la stessa tecnica, divergenza e breakout, è andata oltre il target che ipotizzavo, qui forse potevo davvero tenere di più, ha fatto ben oltre 5,85 che era il supporto dinamico, a dimostrazione che si è davvero indebolita molto, non c'è. Tolto l'ipervenduto, non c'è nessun motivo tecnico onestamente per valutarla. Poste Italiane più 0,18, l'ultima degli incassi fatti, anche qui vedete la divergenza, il breakout. Perché vi ripeto sempre queste cose? Innanzitutto perché le abbiamo fatte, secondo perché è palesa coerenza. Cioè non parlate con un personaggio che ogni giorno si inventa una tecnica nuova. Che vi piaccia o meno, io dico le stesse cose oramai dal 2015 quando le ho messe su carta stampata. Faccio solo quello e a quanto pare non riesce neanche tanto male. Prysmian più 1,86, vi ricordo che sta combattendo con questa grandissima resistenza dinamica. Anche questo è un titolo che lavoro raramente, però non mi nascondo che ieri l'acquolina o l'idea di venderla mi era venuta. Poi mi sembra che il mercato abbia già dato un po' e voglio valutare meglio. Recordati meno 1,47, niente da dire. Saipem, come Eni. Guardate il parallelismo, se ricordate la recente analisi che ho fatto su Eni. Il grande supporto dinamico, la creazione di una divergenza ribassista, facello trading plan, la rottura al ribasso, la riaccelerazione, la mancata violazione della vecchia area di supporto, quindi il cosiddetto pullback, e via giù, verso il 50% di Fibonacci. Questo è da manuale. Allorquando. E troverete questo grafico nel libro Trading Plan Azionario che sto finendo di scrivere. Questo è uno dei grafici, a mio parere, più rappresentativi di questa tecnica, in cui sono comprese non solo la tecnica in quanto tale, ma anche quei pattern di intervento post divergenza che ritengo siano i più efficaci, fra i quali primeggia il pullback. Quindi bellissima discesa, nulla da eccepire. Si compra adesso? La vostra domanda, la mia risposta perché? Cosa c'è che mi dovrebbe far comprare? L'ipervenduto? Ragazzi, il concetto di ipervenduto è lo stesso dell'ipercomprato. Non capisco perché quando saliva voi dicevate non compro perché è salita troppo e ora che scende mi iniziate già a dire compro perché è scesa troppo. Cioè trovate una quadra perché non può valere da un lato sì e dall'altro no. Quindi tutto può ancora succedere. Si compra o si vende quando i grafici ce lo dicono e così dormiamo più sereni la notte. Salvatore Ferragamo più 2,95, niente da dire. Snam Rete Gas più 1,23, apparentemente in pullback ribassista, ma è un titolo molto difensivo, quindi non vale la pena provarci. STM più 1,25, avevamo disegnato questo crocevia di linee, quindi siamo partiti dall'identificazione, giusto per riepilogare a chi oggi ci ascolta magari per la prima volta,
di due minimi crescenti. Le abbiamo tracciato una parallela e neanche a farla apposta ha centrato il secondo punto della parallela. A quel punto abbiamo visto una divergenza ribassista, nel gruppo abbiamo detto occhio, secondo punto di contatto è divergenza ribassista, appena brecca andiamo short e lo abbiamo fatto perché ha breccato il supporto dinamico, poi ha pullbackato ed è venuta giù. A un certo punto, non sapendo dove si potesse fermare se non qui sotto, abbiamo detto proviamo a tirare un'area pullback intermedia. Beh, oh, non lo so, sembra un quadro di Picasso, bruttissimo, ma sta funzionando. Per me il vero supporto è più in basso, in zona 13,70-13,80, si vedrà, però di fatto bello short, bell'incasso. Telecom Italia, vi ho parlato poc'anzi di un titolo che per me potrebbe diventare interessante, che è A2A, che ha una bella divergenza rialzista, anche Telecom ce l'ha, ma mentre A2A è già sotto resistenza, quindi pronta a innescarsi, Telecom non ancora. La seguo, per me Telecom è una sciofeca, però se fa le divergenze... Chi se ne frega per me, non mi innamoro mai dei titoli, tantomeno chiaramente in questo caso. Dopo Telecom Italia, che qualora rompesse 0,48 potrebbe diventare long, ecco Tenaris, anche lei ha sofferto col petrolio, anche qui nulla da dire, short, Terna, short, ma molto difensivo, quindi se si vuole shortare un titolo per andare al ribasso, non mi vengono in mente i difensivi Snam, Terna, Italgas, non mi vengono in mente quelle aziende. Se voglio guadagnare al ribasso, mi vengono in mente le banche, la Fiat. Quindi ogni lato del mercato e ogni arco temporale di riferimento ha il suo titolo giusto. Cosa vorrà dire adesso Pietro? Che se voglio fare il cassettista e voglio rischiare poco, mi compro i difensivi. Se voglio fare lo shortista aggressivo, lavoro su Telecom, su STM, su Intesa, su BPM soprattutto, su Saipem. Se voglio una via di mezzo, posso lavorare su tutto. Ok? Quindi ogni tipologia di propensione al rischio di investimento, anche in ottica temporale, ha un bouquet di titoli ideale o meno. UBibanca più 0,99, mi sembra che voglia andare a testare area 2,50 dove incontra un bel supporto. Unicredit, qualche giorno fa quando il mercato ancora non crollava, vi dicevo, se è vero che Milano ancora non scende, però questa Unicredit sotto supporto è molto brutta. Purtroppo si è presentata questa dinamica ribassista senza divergenze, quindi non l'ho tradata, ho tradato altri titoli, come sapete, però che fosse un campanello d'allarme che poi si è concretizzato per Piazza Affari, non c'è dubbio. Comprarla adesso, la vostra domanda, la mia risposta ancora una volta è perché. Cioè, cosa c'è di graficamente così interessante per comprarla? Per me nulla. Per me il ragionamento vale che se voi volete la comprate, me la fate rimbalzare, arrivare qui e io qui ne vendo quante ne volete. Ok? Poi c'è Unipol più 4,20 e qui ritorna il ragionamento. Guardate che bel recupero, anche in questo caso però non guardate solo il recupero, guardate la discesa, ancora una volta divergenza ribassista. Breakout del supporto e direi bell'accelerazione al ribasso. Vado su Unipol Sai per rispondere ancora a un abbonato. Abbiamo fatto un bel gain su questo titolo, cioè potevamo fare qualcosina di più. Potevamo anche prendere in faccia questa candela oggi, che onestamente avrebbe scoraggiato più di una persona. Quindi, ancora una volta, vendi, guadagna e pentiti. Ancora una volta, vendi, guadagna, fai il 18% contro il meno 8 del mercato. E poi, se riesci anche a pentirti, cambia vita. O cambia analista finanziario. Mi chiedevate anche di Autogrill, c'era Paolo e qualcun altro del mio gruppo, eccolo lì il buon Paolo, ciao Riccardo. Sì, se avete dei titoli, mi sembra che Paolo segnalasse Autogrill, giusto? Se me li scrivete, li guardiamo insieme, visto che è uno speciale dedicato a Piazza Affari, c'è davvero tantissimi appassionati, quindi magari apprezzeranno le vostre valutazioni. Sto parlando di Paolo e Riccardo. Per rispetto della privacy, non ne dico i cognomi, ma sono del mio gruppo Segnale Azionario, quindi dei miei fedeli abbonati. Paolo segnala, vado, cerco di anticipare Paolo, ma credo sia così. La divergenza ribassista su Autogrill, giusto? A occhio mi sembra che sia questo che vuoi evidenziare, confermami. Ed evidentemente, come punto di innesco, non potendo tirare un supporto decente, avrei potuto tirare questo. Quindi si innesca praticamente dalla chiusura di ieri, dal potenziale pullback di oggi. Confermo anche secondo me, premesso che non la vendo, lo dico pubblicamente, questo è un innesco short che potrebbe addirittura portare Autogrill verso area 7,70.
Diciamo che se uno non la vuole vendere, sicuramente qui non la compra, o sicuramente direi non se la tiene ancora in portafoglio. Bella divergenza. Ok, altri titoli? Altre idee? Mentre parliamo, Milano recupera ancora un po', più 0,65. Ma ripeto, rimane palesemente una candela di grande indecisione. Ancora mentre parliamo, grazie a Purple, Forex Indice and Commodities, vediamo l'euro sui massimi di giornata, un euro di una noia mortale. D'altra parte, nella guerra commerciale fra Trump e l'area Asia, di certo l'euro è rimasto lì un po' in sordina. Non sottovaluterei però quanto sta succedendo in queste ore, perché se è vero che è quasi amorfo da mesi, e ve lo dice uno che fa il 90% della propria operatività valutaria sull'euro, è pur vero che ieri un segnalino l'ha dato. Questo è potenzialmente un breakout di inversione rialzista. Quanto profonda non so ancora dirvelo, ma sicuramente mi posso aspettare che tenti quantomeno di approcciare la prossima resistenza in area 1,13 e 35. Quindi, secondo me, ci sono buone probabilità che l'euro continui nell'allungo verso questa seconda resistenza, anche perché il breakout è avvenuto con violazione della zero line del CCI. Quindi, per quanto mi riguarda, i miei sistemi, i miei modelli hanno smesso di guardare l'euro al ribasso e lo guardano solo al rialzo. Per quanto riconosca, e chi mi segue nel gruppo Trading Plan Definitivo lo sa, che è veramente una palla al piede per la lentezza con cui si sta muovendo. Dall'altro lato, invece, è molto netto e molto chiara la dinamica ribassista su dollaro-yen, di cui abbiamo parlato in tempi non sospetti. Si trova in una zona abbastanza scambiata nel passato, quindi alla luce del fatto che l'azionario sta scendendo troppo velocemente, che forse vorrebbe rifiatare, segnalo quest'area di supporto semistatica a 109,50 del dollaro yen, che è abbastanza valida. Vi ricordo infatti che secondo me dollaro e mercati azionari viaggiano nella stessa direzione, borse forti, dollaro forte e viceversa. Quindi un dollaro yen che continua a deprezzarsi non permetterebbe il rimbalzo dell'azionario. C'è da dire però che se è vero che dollaro yen potrebbe aver trovato il supporto, altrettanto dicasi che l'euro dollaro ha appena rotto una grande resistenza. Quindi se l'euro fa come dovrebbe, continua a salire, il dollaro yen, questo supporto lo viola al ribasso e l'azionario continua a scendere. State attenti. Una risposta in tal senso non ci giunge ancora da loro, che rimane lì in sordina senza prendere una decisione forte. D'altra parte sarebbe solo un gold che riuscisse a superare con, direi, diciamo senza compromessi, questa resistenza che ora vi evidenzio in colore purple in onore a Purple Trading. Quindi solo un gold sopra area 1290 sarebbe un'inversione potente e sancirebbe il disastro sui mercati azionari, probabilmente. Fino ad allora è ancora appunto un trading intermedio di un primario rialzista, niente di che. Il DAX disegna divergenza rialzista H4, ma guardate che candela fa oggi, bruttissima, di grande indecisione. D'altra parte sfido chiunque con, come dire, il weekend alle porte, ad avere idee precise su cosa passerà nella mente di Trump, ammesso che qualcuno possa ipotizzare di capire cosa passa nella mente di quell'uomo. Di sicuro il weekend oramai si è dimostrato come una dinamica in cui lui si diverte. Da notare, questo per fare un applauso al nostro sistema, come il nostro indicatore sulle divergenze ha messo una bella freccia sell sui massimi storici annuali del DAX. Complimenti ad Alessandro. In tal senso, c'è poi lo Standard & Poor's, ed è evidente che siamo in un trend rialzista fragoroso e straordinario, però è altrettanto evidente che quando lo Standard & Poor's ha perso questa dinamica supportiva intermedia, lo ha fatto senza compromessi. Guardate con che nettezza è sceso. Rottura, pullback e accelerazione. Ora, se tanto mi dà tanto, questo è il movimento iniziale. Quindi, per quanto mi riguarda, il mercato che ha sempre realizzato minimi crescenti inizierà a fare un movimento di questo tipo. Magari fosse così regolare, sarei già pronto a vendere ogni volta che arriva qua, però quello che mi attende è un'inversione delle dinamiche, da massimi e minimi crescenti a massimi e minimi decrescenti. Ok? Tipiche di un trend di inversione ribassista. Questo è quello che penso succederà. E infine, euro-yen, ci sto lavorando da diversi giorni, in divergenza rialzista long, entro ed esco. Per ora mi diverto, ma ancora non ha strappato come il signore del comanda. D'altra parte c'è da dire che se l'azionario non rimbalza, l'euro yen rimane forte,
con un euro già di per sé debole, si fa fatica a vedere grandi movimenti qui. Ok? C'erano poi delle figure che avevate segnalato nella passata settimana, in particolare vi avevo ricordato di dare un'occhiata al grande divergenza rialzista in atto su euro GBP. Spero mi abbiate seguito, io un po' di soldini ce li ho fatti, spero mi abbiate seguito su questa divergenza che, come vedete, ha lavorato benissimo. Con questo, per quanto mi riguarda, è tutto. Ritorno su Piazza Affari velocemente, in recupero, ricoperture probabilmente tecniche sulla chiusura giornaliera dopo una settimana veramente pesante. Vi ringrazio per avermi voluto seguire, vi ricordo che tutte le nostre puntate sono registrate, vi ricordo che saremo a Rimini per due interventi al Italian Trading Forum, che tutti i clienti di Purple Trading sono ospiti nostri, quindi vi invito ad avvisare chi di voi sarà presente a Rimini e se avete bisogno del support desk, il buon Marco Martire, di cui trovate qui i riferimenti, sarà sicuramente a vostra disposizione. Buon weekend a tutti, me lo faccio anche io un buon weekend perché con i soldini che abbiamo guadagnato questa settimana sull'azionario direi che ce lo siamo meritato e ce lo possiamo anche godere. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie ragazzi, buon weekend davvero, sono stanco ma molto soddisfatto e quindi me lo merito e quindi me lo dedico. Ciao a tutti, rilassatevi.